Siamo? Ci sei? Ciao Burgi! Ciao Slater! Come stai? Ciao! Bene, bene. Non riesco a vedere il sole da questa casa perché sta a piano terra, però entra molta luce comunque dalla corte interna e quindi riesco a godermi un pochino di primavera, anche di sghimescio. Poi soprattutto c'è un balcone. C'è un balcone, me lo invidiano tutti. Per forza, il balcone è tutto. È piccolo, però ho fatto bene ad arredarlo in tempi non sospetti. Ci ho messo una poltroncina, ci faccio colazione la mattina. Comunque, secondo me il balcone è un pezzo fuori tutto. È tutto, sono d'accordo. E penso a tutti gli anni che ho vissuto in Sardegna, senza rendermi conto della fortuna sfacciata di avere così tanto spazio esterno. In Sardegna è raro uno che non ha un pezzo di giardino, che non ha un posticino dove mettere una sedia. E invece qui a Roma è un lusso, me ne rendo conto. Questo No, ma. balconcino qui me lo invidiano tutti. Ma poi me lo ricordo che c'avevi tipo un sacco di cuscini sui pellet in giardino. Ti ricordi? Avevo un divano lungo 9 metri, fatto tutto di pallet, e avevo fatto fare dei cuscini apposta con degli scampoli di stoffa avanzati che avevo. È l'unica cosa veramente che davvero mi manca di quella casa. Un giorno chissà, forse avrò un giardino e me lo rifarò, un divano così, fatto alla buona, povero, insomma, niente Però di che. bello. Bello, ci si dormiva nel pomeriggio perché faceva caldo veramente. Poi ti ricordi, si sentiva benissimo anche la musica da dentro casa, era molto bello. Sì, è vero, mi manca un po' quello, perché oggi mi metto un po' di scrupoli a sparare la musica che ascolto io dal balcone e molestare i vicini. Che stai ascoltando? Mozart prevalentemente. Beh, certo. Sì, vabbè, non è che uno si sveglia la mattina alle 10 e vuole sentire il Requiem di Mozart, io risparmio i miei vicini su questo. Beh, però, per esempio, sai che nel programma che faccio a Radio 3, l'Isola Deserta, quasi moltissimo, moltissimi portano Mozart, quindi forse Mozart, cioè, tiene insieme. Anche tu avevi portato Mozart, tra Avevo portato l'altro. Mozart anch'io. Sì. Ma voglio dire, se vai in un posto dove non ascolterai mai più nessun'altra musica, l'unica musica che vale la pena di portarsi è quella. Cosa fai? Hai Il ragione. Sì, concerto di anche tiene. minore, per esempio, non lo so, Ma è guarda, pure Requiem, l'opera. alla fine pure Requiem, l'opera, cioè anche non solo, diciamo, la musica strumentale, pure il resto, eh. L'opera, sì. E se dovessi portarmi dei video, probabilmente sarebbe la stessa cosa, cioè mi porterei le regie dell'opera lirica di Mozart di Damiano Micheletto. Madonna, Damiano Micheletto, che genio è! Totale! Non mi ricordo, sai, forse poi ovviamente sono sempre anche ricordi, ma all'università, quando stavo ancora a Napoli, Mario Martone aveva fatto al San Carlo tutte le opere molte delle opere di Mozart, adesso tutte no. E mi ricordo che andavo con 10.000 lire a vederle in piccionaia al San Carlo, era veramente bello, ma forse me lo ricordo solo perché erano tanti anni fa e c'era tutta questa No, incredibile no. giovinezza. Non so, ma. Martone fa finire, così fan tutte di Mozart con una specie di orgia a quattro nello stesso letto. Però fa iniziare il Don Giovanni, che inizia con uno stupro, dove Donna Anna viene effettivamente violentata da Don Giovanni. Lui la fa iniziare con come se fosse una scena ammiccante, dove lei lo trattiene da un incontro amoroso Sì. voluto da entrambi. E quella è una manipolazione impropria di Mozart e una romanticizzazione dello stupro davvero imperdonabile. Micheletto, tutta la vita. Murgia, però anche questa è un'interpretazione, cioè se uno può reinterpretare le opere anche piegandole. No, vabbè, non è le opere piegandole, tu fai dire a Mozart il contrario di quello che sta dicendo, cioè quella è un'opera morale, è una commedia ma morale, in cui lui stigmatizza il comportamento di Don Giovanni e lo stigmatizza perché? Perché Don Giovanni parte da uno stupro con un omicidio. Se tu cancelli lo stupro e fai sembrare il padre di lei uno stupido che interviene per proteggere una donna che in realtà ci stava, depotenzi anche il significato dell'opera. Quello Diciamo, è proprio un fraintendimento, non è un'interpretazione. secondo me Mozart è un autore così ampio che contiene anche il suo contrario, come Dante, come Virginia Woolf. Cioè, questo a me piace molto di quella.
di autori di, questa, di questo calibro. La musica, ma il testo di Da Ponte lascialo com'è, perché è lì, perché vuol dire delle cose. Ma chi se lo sarebbe letto il testo di Da Ponte senza la musica di Mozart? Ma scherzi. Allora, chi se lo sarebbe letto? Ferroni Da Ponte lo insegna all'università tra i grandi della nostra letteratura, non tra i grandi della nostra musica. Sì, ma non sarebbe diventato quello che è. Dai, ti prego, io tutta la vita Da Ponte più Mozart piuttosto che Da Ponte da solo. No, no, aspetta un attimo. Da Ponte da solo è meritevole di essere letto. La complessità di Così fan tutte è una complessità letteraria, cioè l'opera fino a quel momento, come dire, era stata una cosa o... Tu vuoi dire che Da Ponte avrebbe avuto la stessa diffusione, il nome di Da Ponte sarebbe stato diffuso altrettanto se Mozart non avesse musicato? Io non ci credo. Ma non è questo. Da Ponte è un personaggione che varrebbe la pena di studiarsi soltanto per la vita che ha fatto, prete, poi non più prete, fuga a New York, si è scopato mezzo mondo, cioè un pazzesco compositore, cioè che non stiamo lì a discutere. Prenditi tutta l'opera ottocentesca e trovami un testo dove il colpo di scena non sia la morte della protagonista. Cioè Tosca, crepa, Butterfly, crepa, muoiono tutte, pensaci. Muoiono tutte. Anche Turandot per certi versi muore. Alla fine sì, sì, certo. Penso, non so, Norma muore, cioè muoiono tutte. Soltanto Da Ponte non le fa morire. Ma non stiamo parlando... Da Ponte racconta l'evoluzione di questi personaggi. Ma va tutto bene, ma non ci sarebbe stato, cioè se noi non avessimo, non sarebbe stato diffuso così, non sarebbe stato, diciamo, in bocca anche a delle persone che non hanno fatto studi specifici. Va bene. Sono questo sto dicendo, non sto discutendo la grandezza o il personaggio che era Da Ponte, ma semplicemente il fatto che Mozart gli ha dato qualcosa che da solo non avrebbe avuto. Cioè se noi la musica dà qualcosa. Okay. La musica dà qualcosa, allora Da Ponte e Mozart sono i Battisti e i Mogol del Settecento. Ok, sì. Ma può capitare che a volte una voce autorevole dal punto di vista musicale dia spessore, a faccia apparire di spessore anche testi che sono fragili, che ne sono. Battiato, per esempio, è considerato un autore intellettuale. E invece tu ti vai a fare l'analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute, citazioni su citazioni e nessun significato reale. Togli due testi forse e il resto... Ma perché è mistico? Ma non è che tutto quello che non capisci è mistico? Sì, io penso che tutto quello che non capisci è mistico. Tutto ma no! Tutto quello che puoi interpretare che non ha un significato univoco è mistico. Anche certe espressioni di matematica sono mistiche perché dipendono, diciamo, la loro soluzione dipende dall'insieme di definizione. Quindi sì, penso che tutto quello, diciamo, che in qualche modo include la presenza attiva dell'ascoltatore sia mistico. Allora, qualunque cosa è mistica che c'entra, anche i testi di Sabrina Salerno, non è quello il punto. Beh, i testi di Sabrina Salerno moltissimo. Cosa che vuol dici? Allora, perché Battiato sta dentro questo equivoco clamoroso per cui lui è un cantante intellettuale? Beh, è un cantante intellettuale, però diciamo il punto è che non è un intellettuale classico, è un intellettuale col sintetizzatore. Ma io contro il sintetizzatore io non ho niente, sono una ragazza degli anni Ottanta, questo l'abbiamo già appurato. Cioè, per me il gruppo degli anni Ottanta sono i Depeche Mode, figurati se posso avere io qualcosa contro il sintetizzatore. Ma comunque il problema. No, il significato, secondo me Battiato è abbastanza esemplificativo di quello che stavamo dicendo prima per Da Ponte e Mozart. Secondo me il significato delle canzoni di Battiato dipende dal ritmo in cui le parole sono dette, non tanto dal significato che portano. Paloma. Paloma, ai, cantava. Le serenate all'istituto magistrale. Cioè, nell'ora di ginnastica o di religione, Che la pregnanza del testo? Beh, no, è una descrizione di una scena, ti evoca un mondo. Cioè, secondo me è un significato che assume, diciamo, la sua completezza, e rimanendo mistico, perché ovviamente dipende dalla tua esperienza personale, con la musica. Anche Parco Sempione di Elio e le Storie Tese mi evoca un mondo. Sì, però, certo. Però c'è anche un significato. Nel momento in cui evoca il mondo, ti sta dicendo il Parco Sempione è uno dei polmoni di Milano, non lo devi toccare. Battiato, che cosa mi sta dicendo?
Dipende, diciamo, in Cucurucucu Paloma ti sta dicendo appunto com'è la giovinezza, come passano le cose, perché la realtà non è altro che una giusta posizione di cose sentite da altri, perché la nostra comprensione non può essere che, diciamo, un puzzle che non sempre riverbera un'immagine esatta e non è per tutti la stessa. Cioè, secondo me Battiato appunto è un cantautore e un musicista, diciamo, di suggestioni. Ecco, Battiato è la suggestione. Di suggestione sono d'accordo, infatti ha suggestionato due generazioni e ha fatto loro credere che ascoltare Battiato fosse qualcosa di più figo, qualcosa che dava... Ma io non ho mai ascoltato Battiato per quello che significava, io, come dicevamo, diciamo, io non ascolto le canzoni per quello che significa, io ho ascoltato Battiato perché mi faceva ballare e anche perché quando cantava Povera Patria, diciamo, schiacciata dagli abusi del potere, cantava seduto, era... Povera Patria e la Cura, io li salvo, sì, con i testi. Di chi sono, a proposito? Povera Patria e la Cura saranno, diciamo, suoi proprio. Suoi. Però, sì. Invece, che ne so, Come un cammello e una grondaia, quell'album lì incomprensibile, è roba sua? Sempre suo, però alcune canzoni, specialmente la canzone che dà il titolo all'album, l'album l'ha scritto Fleur Yeghi. Fleur Yeghi le ha scritte. Sì, esatto, alcune, sì. Hanno collaborato a lungo. Quindi dietro, come dire, un grande uomo c'è una donna anche in questo caso. C'è anche una donna, sì, assolutamente. Cioè, su alcune canzoni, appunto Le Aquile, che sono prese anche da romanzi di Yeghi, da alcuni dei romanzi più criptici come Le Statue d'Acqua, però appunto cioè c'è una collaborazione. Però anche Yeghi è una scrittrice di suggestione comunque. Sì. A parte, diciamo, tu la conosci meglio di me, non entro nel merito di Fleur Yeghi, è che io ogni tanto da una canzone vorrei anche sentirmi raccontare qualcosa, non soltanto la suggestione, perché altrimenti facciamo una lallazione. Però tu vedi I treni per Tosero, scusa, che dove c'è, praticamente è una cosa di quelle fantasy, come quelle che piacciono a te. Ma aspetta un attimo, se vuoi vivere di suggestioni che però ti lasciano anche una sensazione, una malinconia, cioè De Gregori a quel punto. No, ma anche Allegria, però De Gregori non è ballabile, praticamente Battiato è disco, cioè Battiato unisce l'intellettualità presunta con il disco. Tu c'hai ragione che c'è, ovviamente c'è una specie di manto pesantissimo di intellettualità, però ecco, Battiato è l'esempio di come non solo l'intellettuale può non essere polveroso, ma addirittura può essere disco dance, perché Battiato è disco dance, questo bisogna dirlo. Allora, che l'atto intellettuale di Battiato sia la tastiera, sono d'accordo. Sì, ma è proprio disco, è musica disco, ma quanto... Sono d'accordo nel senso il fatto di farti ballare quella roba, sono d'accordo. Non ho frequentato tanto le discoteche, devo dirti la verità, Morgi, però mi ricordo che invece alle feste del liceo, però erano la metà degli anni 90, sì, la seconda metà degli anni 90, ma comunque la metà degli anni 90, mettevamo Battiato per ballare. L'era del cinghiale bianco. Sì, capito, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, senza ancora capire cos'era la massoneria, cos'erano i simboli massonici, che simboli ci sarebbero stati, qual era il vero simbolismo delle cose, tra l'altro mai capito in effetti bene, però non importa, cioè Battiato... tu dici che non importa, certo. No, io dico che non importa perché a me piacciono tutte le cose in quest'epoca dove la comprensione sembra un'azione immediata, mi piacciono tutte le cose che mi ricordano che non tutto si può comprendere e che non è necessario comprendere tutto, cioè esercitare l'attitudine alla comprensione non significa poi comprendere, e alla fine comprendere significa interpretare, cioè questo è Battiato, pensa tu, quando sei piccolino ti ascolti Battiato e dentro di te capisci e quindi non diventi un fascista, diventi la cosa più lontana, cioè tu ammetti che il mondo sia diverso da quello che ti immagini solo ascoltando Battiato, ammetti che tu non puoi comprendere tutto quello che il mondo ti mette davanti. Ci sto, e questa cosa qui però l'ha fatta da ponte con Mozart, cioè questa cosa che tu hai descritto, ammetti che il mondo è qualcos'altro rispetto a come tu te lo sei immaginato, è proprio il significato profondo di Così fan tutte. Così fan tutte, anche solo io non riesco a staccare, come non lo so fare per Battiato, e nonostante appunto alcune canzoni le abbia scritte Fleur Yeghi, una delle scrittrici probabilmente che conosco molto, una scrittura che conosco molto bene, però penso, cioè, non si può dividere la musica dalle parole della musica, cioè è un tutt'uno. Non ce la faccio, io non posso, cioè non posso, perché a volte, che ne so, nelle canzoni sottotitolate azzeri l'audio e vedi scorrere il testo
E improvvisamente ti rendi conto che hai sempre cantato delle cazzate immani. E non trovi stupendo questo? Non trovi stupendo che c'è qualcosa che uno pensa con le proprie orecchie e no, agisce con le proprie orecchie? Che la musica sia il doping dei non significati, questo trovo agghiacciante. Vuol dire che la musica è un grande inganno. Io la guardo con diffidenza. Quando scrivo, io non ascolto musica. Neanche io, ovviamente. No, neanche io. Ma io non faccio niente altro quando scrivo, Cioè, scrivo e basta. Nei periodi eroici non mi alzavo neanche per andare in bagno. Adesso purtroppo non so se è la vecchiezza oppure la distrazione, ora ogni tanto mi alzo per andare in bagno. Bene, non mi hai convinto su Battiato. Neanche tu su Da Ponte. Non su quest'ultima appa. No, su Da Ponte ci torneremo, vedrai. Perché Mozart non è una cosa da lasciare a pochi minuti. Anche perché io avevo in previsione di andare a vedere la prima di... Del Don Giovanni, no? No, di Micheletto in Fenice, non mi ricordo il nome, forse deve fare, non so cosa deve fare, forse deve fare Strauss, e niente, probabilmente non se ne farà nulla, e quindi sono affranta, recupereremo quando usciamo da questa quarantena. Sì, assolutamente. Niente, adesso vado ad ascoltare. No, il Don Giovanni l'abbiamo visto l'anno scorso in Fenice. Sì, l'abbiamo visto l'anno scorso, è vero. Che meraviglia. Niente, se crolla il mondo, io spero di trovarmi in quarantena con Micheletto. Spero che non crolli. Ci avrò tipo 100 domande da fargli. Forse lui non ha 100 risposte da darmi, però. E non sappiamo, almeno facciamo le domande. Certo. Almeno facciamo le domande. Va bene, vado a riascoltarmi. Va bene. Later. Io vado a riscoltarmi le canzoni scritte da Flair con Battiato. Sì, ciao. Ciao, Murgi. Ciao. Ecco, avete cliccato sul seguire il canale e sulla campanella? Se non l'avete fatto, fatelo ora. Ci vediamo domani. Ciao.